arrivo giù in macchina, sì, da Carasco, capito? Sì. L'ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel motorino, io l'ho salutata, non mi ha guardato, e infatti ci dico la verità, 15 giorni fa l'ho incontrata in Carugio, che andava alla posta, non mi ha nemmeno guardato, è scivolata di là, verso Siena. Allora, avete sentito, l'ho vista, era tutto sporco, ha nascosto tutto nel motorino. Allora, voi avrete la stessa incredulità che ho io in questo momento. Come è possibile che un documento di questo tipo venga di nuovo a galla dopo 25 anni? Come è possibile che 25 anni fa tutto questo non sia stato accuratamente indagato? Monica Arcadio, vengo da te, aiutami a comprendere perché sono ore davvero decisive, perché finalmente la mamma, che sentiremo tra poco, potrà forse avere una risposta a quella interrogativo che da 25 anni non la fa dormire, cioè chi ha ucciso sua figlia. Raccontami. Ore decisive perché, Alberto? Perché in questo momento, oggi, con la riapertura di queste indagini, c'è un'indagata per l'omicidio di Nada Celle ed è Anna Lucia Cecere, oggi insegnante di 53 anni, e sarebbe stata indicata proprio lei in quella telefonata, lei che sarebbe scesa dallo studio stravolta, sporca di sangue, con questi panni tra le mani, ecco, che avrebbe appunto poi infilato nel motorino. Questo motorino, pensate, questa è la cosa sconvolgente, Alberto, dopo 25 anni era ben custodito nell'abitazione della Cecere, un motorino che è stato sequestrato pochi giorni fa ed è stato analizzato e sono state trovate delle tracce ematiche che domani saranno analizzate, sarà analizzato il DNA, e se si dovesse rivelare quello di Nada Celle è chiaro che la svolta in queste indagini dopo 25 anni sarà decisiva. Allora, tra poco vedremo tutto ciò che riguarda il motorino conservato, dopo 25 anni ci sono tracce di sangue, domani sapremo a chi appartengono. Ma torniamo alla testimonianza della donna di prima, non si conosce la sua identità, anzi, se qualcuno dovesse individuare chi può essere stata a fare quella telefonata 25 anni fa, magari fa un grande favore a chi sta indagando in queste ore. Una testimonianza cruciale, cerchiamo di capire meglio perché. Alessandro, Alessandro. L'ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel motorino. In queste poche parole, pronunciate da una donna tuttora anonima durante una telefonata intercettata fatta a Marisa Bacchioni, madre del commercialista Soracco, potrebbe esserci la soluzione del mistero sulla morte di Nada Celle. È il 9 agosto del 1996, 3 mesi dopo il delitto di Nada, e la donna le riferisce di aver visto Anna Lucia Cecere la mattina dell'omicidio sotto lo studio del figlio. Venivo giù in macchina, sì, da Carasco, capito? Sì. L'ho vista che era sporca, ha infilato tutto nel motorino, io l'ho salutata, non mi ha guardato. La donna riferisce di aver visto la Cecere infilare qualcosa nel motorino, forse sotto la sella. Potrebbe trattarsi dell'arma del delitto che non è stata mai ritrovata? Alcuni giorni dopo l'ignota incontra ancora la Cecere nel centro storico di Chiavari. E infatti ci dico la verità, 15 giorni fa l'ho incontrata in Carugio, che andava alla posta, non mi ha nemmeno guardato, è scivolata di là, verso Siena. La procura di Genova ha deciso di diffondere l'audio della telefonata dopo che la madre di Soracco non ha saputo indicare chi fosse quella donna. Gli investigatori, dopo 25 anni, hanno lanciato un appello per trovare la persona che effettuò quella telefonata anonima, anche nella speranza che qualcuno possa decidere di farsi avanti. E non c'è solo quest'audio che avete appena ascoltato, ma poi c'è questo motorino, il motorino che appartiene all'unica indagata. Il motorino che è stato conservato per 25 anni, il motorino sul quale, a distanza di tutto questo tempo, sono state trovate tracce di sangue. Ore decisive, perché l'esame che verrà svolto domani ci dirà se quelle tracce ematiche appartengono davvero a Nada. Guardate. Tracce di sangue sul motorino sequestrato ad Anna Lucia Cecere, tracce che dopo 25 anni sarebbero ancora sotto la sella del mezzo di proprietà della donna indagata per omicidio, sangue che potrebbe essere quello di Nada Celle. Ancora una possibile svolta nelle nuove indagini sulla segretaria uccisa il 6 maggio del 96 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Sul motorino usato all'epoca dell'omicidio dall'ex insegnante, sequestrato nella sua attuale abitazione in Piemonte, non fu compiuta nessuna analisi dettagliata.
Eppure quella mattina alcuni testimoni videro la Cecere sul suo scooter nei pressi dello studio del commercialista, l'uomo che ha trovato Nada agonizzante. La Cecere era stata indagata quasi subito, ma la sua posizione era stata archiviata. Oggi gli inquirenti ritengono potrebbe aver ucciso la vittima per gelosia nei confronti di Soracco, di cui si era invaghita. Domani le macchie trovate sul mezzo saranno oggetto di accertamenti tecnici non ripetibili, ma attraverso la tecnica delle luci forensi gli investigatori avrebbero già rilevato tracce di sangue sotto la sella. Ora bisognerà estrarre il DNA da quelle tracce e accertare che corrisponda o meno a quello di Nada Cella. Per risolvere il caso, riaperto grazie alla criminologa Antonella Pesce Delfino, gli inquirenti hanno risentito numerosi testimoni, compresi una decina di preti. Al centro dell'attenzione anche le chiamate in cui la Cecere minacciava la criminologa e una telefonata fatta da una donna ignota 3 mesi dopo l'omicidio di Nada, in cui racconta di aver visto la donna sporca di sangue mentre stava infilando tutto nel suo motorino. Cosa stava nascondendo? Forse l'arma del delitto mai ritrovata? Guardate, sono tante le cose incredibili in questa vicenda che dopo 25 anni è davvero a un passo da una svolta. Come avete sentito, tutto si riapre, il caso si riapre grazie a questa criminologa, Antonella Pesce Delfino. Grazie a lei si torna a indagare. E che cosa accade? Non appena si riapre l'indagine, la criminologa riceve dei messaggi minatori, che sentiremo tra poco. Chi è che manda questi messaggi? È l'unica indagata, la persona che adesso è accusata di aver ucciso Nada. Sentite. C'è niente di male, però inizia tu a dire la verità, brutta bugiarda. Eh? Che cosa sei venuta a fare oggi a casa mia? Lo posso sapere? Chi ti manda? Su cosa stai indagando? Domani finisci sui giornali, ti faccio vedere io. È uno dei tanti messaggi audio inviati da Anna Lucia Cecere, indagata per l'omicidio di Nada Cella, alla criminologa Antonella Pesce Delfino. È il luglio del 2019 quando la donna riesce ad incontrare la Cecere grazie ad uno stratagemma. Ad un certo punto la criminologa nomina un ex fidanzato della Cecere e lei reagisce mandandola via bruscamente. Poi dal mese seguente la tempesta di messaggi intimidatori. Senti, non fare la finta tonta, eh? Hai capito com'è? Ora faccio riaprire il caso, stai tranquilla. Anzi, ho saputo adesso da Chiavari, ho parlato ora con la polizia di Chiavari, che forse è stato già riaperto il caso. Stai tranquilla, ti ci trascino per i capelli, eh? Poi ti faccio fare le domandine e gli indovinelli, indovino indovinello. Quale c***o è venuto a casa mia? La Cecere per mesi ha continuato ad insultare in modo pesante la criminologa, che con la sua determinazione ha fatto riaprire il caso. Ma quanto sei bugiarda e falsa, eh? E perché sei venuta qua ad assicurarti che io avessi solo un cane? No, non ho solo quello di cane. Ne ho anche un altro che se ti ripresenti qua, ti spappola viva, hai capito? Se ti ripresenti un'altra volta tu, adesso ci penso io, stai tranquilla. Ma stai tranquilla, ora lo faccio riaprire io il caso. Perché ho la cazzimma, come si dice a Napoli. E in tutto questo non dobbiamo mai dimenticarci che c'è una donna, una mamma che da 25 anni vuole sapere cos'è accaduto a sua figlia, la signora Silvana. Monica Arcaglio, tu l'hai incontrata oggi. Vediamo allora che cosa ti ha detto alla luce degli sviluppi. Dimmi Monica. Alberto, volevo semplicemente dirti che mamma Silvana resta una donna fiera, decisa, ma allo stesso tempo tanto dolce, che ancora a distanza di 25 anni aspetta verità e giustizia. Ma la sentirete perché ci dice davvero tutto in questa bellissima testimonianza che ci ha rilasciato oggi. Sentiamo allora la mamma di Nada. Se queste macchie ematiche fosse sangue di mia figlia, fatta, eh? C'è tanta fierezza in mamma Silvana e tanta rabbia, ma dopo 25 lunghi anni spera davvero che le indagini sull'omicidio della sua Nada possano finalmente chiudersi con il nome del colpevole, e quelle tracce ematiche sullo scooter di Anna Lucia Cecere sono un grande passo in avanti. Però io voglio il vero colpevole, quello che è stato, che non uno qualsiasi, voglio il vero colpevole. Vederlo in faccia, guardarlo negli occhi, per vedere se ha la forza e il coraggio di guardarmi. Cosa le direbbe se avesse la possibilità di guardare negli occhi quella persona? Le direi come cosa è che le ha fatto mia figlia per averla
ridotta in quello stato? Cosa ti ha fatto? Cosa può averti fatto per una bestia? Tante le ipotesi e le congetture dal 1996 a oggi, ma il cuore spezzato di una mamma a parlare, ed è una mamma che mai si è arresa. È successo, qualcosa è uscito e sono contenta. E oggi Nada è presente e più viva che mai. Sono 25 anni che penso sempre a lei.